Il prefetto Maria Rita Cocciufa lascia Agrigento. Nuova sede Reggio Emilia. Al suo posto Filippo Romano. Si è conclusa la festa della legalità, coinvolte le scuole. L'imbarazzo del presidente Galvagno sui lavori dell'aula a rilento. In studio l'autore del romanzo Tutta colpa di Solone, Andrea Cirino. Domani a Porto Empedocle, tappa del Giro di Sicilia. Buongiorno da TVA Notizie. Come avete sentito dai titoli, il prefetto Maria Rita Cocciufa lascia Agrigento e il cartello sociale la ringrazia per il suo forte impegno in favore del territorio agrigentino. Il servizio di apertura di Margherita Trupiano. Anni intensi e belli vissuti insieme, lo dice il cartello sociale commentando il trasferimento del prefetto Maria Rita Cocciufa, che andrà a dirigere l'ufficio territoriale di governo di Reggio Emilia. E anche Maria Rita Cocciufa spende parole belle per la città e la sua provincia e la sua gente. In un'intervista rilasciata da Agrigento Notizie afferma: è stata un'esperienza straordinaria, coinvolgente ed impegnativa. Ho incontrato delle persone splendide. Un esempio di donna capace e sensibile che, al di là della rappresentazione di una istituzione, la più importante del territorio, ha determinato il crearsi di un rapporto umano di grande intensità. Lo possiamo ben dire da giornalisti che l'hanno sempre trovata pronta e disponibile, apprezzando nell'equilibrio la competenza e la professionalità. Una servitrice dello Stato, dice il cartello sociale, che la ringrazia ripetutamente per come ha trattato il fenomeno immigrazione, per le tante occasioni in cui nella casa prefettizia ha permesso di affrontare i problemi e cercarne sempre una soluzione, per l'attento monitoraggio svolto insieme alle forze di polizia, dice il cartello, per farci sentire più sicuri nelle nostre città, e ancora per il prezioso lavoro di tessitura tra le forze sociali e i sindaci nelle tante occasioni di incontro e di studio. Grazie, conclude il cartello sociale, Rita Cocciufa, per tutto quello che ha fatto. Agrigento, il cartello, la ricorderà e l'accompagnerà col cuore anche a Reggio Emilia. Buona missione e buona vita. E anche noi le auguriamo il meglio per il suo nuovo incarico, che sappiamo svolgerà con la passione e l'abilità che la contraddistinguono. E a sostituire Maria Rita Cocciufa è Filippo Romano. Il nuovo prefetto di Agrigento ha 57 anni ed è originario di Udine. Filippo Romano conosce la provincia di Agrigento, dove ha lavorato in qualità di commissario straordinario a Canicattì e Racalmuto. Si è conclusa questa mattina a Favara la festa della legalità, giunta alla 15ª edizione, con protagoniste principali le scuole del paese. La manifestazione conclusiva in piazza Cavour, dove c'era per noi Giuseppe Moscato. 15ª edizione della Festa della Legalità a Favara, oggi la giornata conclusiva di un percorso che ha visto le scuole di ogni ordine e grado partecipi a questo importante progetto per diffondere la legalità soprattutto sui ragazzi, quelli che sono il futuro della nostra terra. In questi giorni ogni scuola ha previsto e effettuato diversi importanti appuntamenti con incontri, presentazioni di libri, convegni proprio sui temi della legalità. Oggi è la giornata conclusiva con la presenza di tutte quante le rappresentanze delle scuole, delle istituzioni civili, militari, religiose e naturalmente della protezione civile, che è l'istituzione madrina di quest'anno. Il corteo partito da piazza Don Giustino si è snodiato per la via principale di Favara per arrivare in piazza Cavour, dove c'è stata appunto la cerimonia conclusiva, la deposizione della corona di alloro al monumento dei caduti e poi gli interventi di tutte le autorità per concludersi con la scopertura di quella che è il dipinto, ovvero che rappresenta la 15ª festa dedicata appunto alla protezione civile. 15ª edizione, Favara
organizza ormai da tanto tempo questa iniziativa, che non deve essere vista come una settimana di festeggiamento, di iniziative, ma come il finale di un anno intero di percorsi che insieme alle scuole, alle associazioni e alla società civile facciamo a Favara per ribadire e ristabilire quelli che sono i temi importanti. La cosa che a me piace dire in queste giornate è poter trasmettere ai ragazzi, che sono quelli che comunque il messaggio devono recepirlo, è quello di non rassegnarsi alle consuetudini, ai modi di fare. La legalità va perseguita e fatta ogni giorno, e vi chiedo a tutti veramente di portare avanti delle parole chiave. Io ho detto in tutte le occasioni, con la storia del Munnastate e Munnue la dobbiamo finire, dobbiamo dare esempi concreti, dobbiamo essere per la trasparenza, per la legalità, per l'onestà, per i diritti ogni giorno, senza abituarci alle consuetudini, ai modi di dire e alle abitudini a volte tossiche che caratterizzano le nostre società. Un percorso di 15 anni, quello della festa della legalità, che non si è fermato, come diceva la speaker, nemmeno durante gli anni della pandemia, e questo a dimostrazione della capacità dei favaresi con tutte le loro componenti più virtuose che già citavi tu, dalle scuole alla chiesa e soprattutto a quel fertile universo, quel fertile campo che è l'associazionismo. No, ha portato avanti questa manifestazione con senso di responsabilità e impegno. Quest'anno, nonostante le previsioni meteorologiche non fossero delle migliori, siamo stati qui in piazza a dimostrare di essere un popolo, una comunità in cammino che vuole realizzare, vuole sanare insieme le fragilità del presente e guardare al futuro per trapiantare appunto nella realtà quotidiana le potenzialità che siamo in grado di poter realizzare in tutti i campi, nessuno escluso. E poi un giusto riconoscimento a te come organizzatore. Questo francamente mi ha riempito pieno di emozione, perché è un trofeo che porta il nome di un carissimo amico, Salvatore Cucchiara, che praticamente è venuto a mancare diversi anni fa, un validissimo vigile del fuoco, ma soprattutto un bravissimo cittadino, oltre che un bravo cristiano, perché si è distinto non solo nel lavoro, ma anche nella comunità e anche nel campo della fede, della spiritualità. La Protezione Civile, ente madrina della 15ª festa della legalità. Ho già avuto modo di esprimere il nostro compiacimento e la gratitudine nostra del Servizio Territoriale di Agrigento, ma anche della Direzione Regionale Generale, per questa scelta che va, diciamo, a riconoscere un impegno che non è solo nostro, degli uomini proprio della Protezione Civile intesi come funzionari del Dipartimento, ma un riconoscimento che va innanzitutto a tutto il mondo del volontariato, che in Italia è abbastanza rilevante, possiamo schierare più di 1 milione di volontari, come tutti sapete, roba che per gli altri stati è inimmaginabile. Va a tutte le strutture operative che concorrono nei momenti di disastri, nei momenti di diciamo che fanno registrare eventi calamitosi, concorrono tutti alla salvaguardia, all'assistenza della popolazione e anche alla rinascita del tessuto sociale. L'assemblea regionale va troppo a rilento e diventa notizia del giorno con il presidente dell'ARS Galvagno che si dice imbarazzato. Margherita Trupiano. È notizia che oggi campeggia su tutta la stampa. L'ARS va a rilento e i deputati regionali se la prendono comoda, comodissima per uno di essi che ha disertato 12 delle 13 sedute fino ad ora convocate, mentre altri sono stati assenti per 6, 5, 4 e così via. Il fatto ha indisposto il presidente Galvagno, che ha affermato in aula: non vi nascondo che sono in forte imbarazzo. Ed ha ragione, se si considera che ciascun deputato ci costa 12.000 euro lordi al mese e che in 4 mesi sono state approvate solamente 4 leggi e gli stipendi dei politici in soli 4 mesi costano 3.600.000 euro.
Se ci spingiamo a suddividere la somma per ciascuna legge approvata, significa che ciascuna di esse ci costa 900.000 euro. Bisogna dunque sottolineare che i 70 deputati percepiscono un compenso che costa alle tasche della Regione e dei siciliani 840.000 euro al mese, più 54.000 euro per indennità varie di carica, presidenti, segretari, a cui vanno ad aggiungersi poi altre spese per eventuali missioni, viaggi, collaborazioni, consulenze, funzionamento dei gruppi parlamentari, insomma si arriva a cifre da capogiro. E quindi il presidente Schifani prova al riguardo una mossa finalizzata a responsabilizzare l'ARS, lancia un richiamo ad abbandonare la rilassatezza e convoca per martedì i capigruppo e i presidenti delle commissioni legislative. Chiede un'agenda di breve e medio periodo, chiede dunque impegni precisi. Ci riuscirà? Noi restiamo in attesa. Parcheggio selvaggio nella Valle dei Templi. Arturo Cantella ha intervistato l'assessore alla Polizia Municipale Cantone. Assessore Cantone, parliamo del traffico alla Valle dei Templi, un problema che si è presentato tantissime volte e con gravissimi rischi, un problema che lei ha affrontato anche in collaborazione con le altre forze di polizia. Assolutamente sì, con un incontro congiunto tra il commissario della provincia, il dottore Sanzo, il sindaco di Agrigento, Micciche, ci siamo occupati seriamente del problema, perché vorrei ricordare ai nostri concittadini che l'anno scorso poco ci voleva e un bambino ci lasciava le penne, è stato investito un bambino. Era una sosta selvaggia che non potevamo consentire anche in vista dei nuovi accadimenti appunto di questa città, cioè che il centro della capitale della cultura non poteva permettersi, tra le altre cose, anche questa di questo parcheggio selvaggio alla curva Giunone, che avveniva soprattutto la prima domenica del mese. Abbiamo fatto questo esperimento, l'abbiamo fatto la prima volta in via sperimentale ed è riuscito alla grande, nessuna macchina parcheggiata, abbiamo avuto la collaborazione della protezione civile sia comunale che provinciale e soprattutto di entrambe le polizie. Ripeto, questo discorso è stato possibile grazie a una comunione di intenti che comincia a dare i primi frutti. In cantiere cosa abbiamo? Tante cose, ma per il momento le teniamo solo quando le realizziamo, le diciamo. La coordinatrice cittadina di Fratelli d'Italia, Daniela Catalano, esprime congratulazioni per la nomina ad assessore del comune di Agrigento di Gioacchino Alfano. Sono sicura, dice Catalano, che l'assessore Alfano, con la delega ricevuta, renderà un proficuo servizio alla città di Agrigento. Tutta colpa di Solone. Ne parliamo in studio con l'autore del libro, Andrea Cirino. Andrea Cirino, benvenuto nel nostro studio. Tutta colpa di Solone. Il tuo è un libro realista, perché possiamo dire che rappresenta la vita di ogni giorno, con i problemi di ogni giorno e con la politica che pensa a se stessa. Ma è una critica che io cerco di fare al mondo della politica. Oggi non è più il popolo a scegliere, ma sono gli invisibili, sono i grandi poteri, gli uomini che stanno dietro le quinte, registi, no? Addirittura se noi vogliamo, in Parlamento c'è gente che deve votare a seconda cosa dice il suo leader, il partito. Non esistono più addirittura i franchi tiratori, voi vi ricordavate dei franchi tiratori, no? Erano delle persone che votavano contro il loro partito, contro il loro governo, ma perché? Perché erano degli uomini liberi, degli uomini che potevano permettersi di andare controcorrente e contro i loro partiti, mentre oggi i nostri politici vengono scelti non dal popolo ma, come ripeto, dai loro leader. Io definisco il popolo come un gregge, no? Un gregge che viene portato da un posto all'altro dal pastore. Il pastore è l'invisibile che con la sua mente mefistofelica dirige il popolo, dirige le masse dove appunto vuole il pastore.
Ecco, gli invisibili, a proposito di invisibili, sono reali anche loro. Si dice che ad Agrigento a governare sono proprio loro. Ma guardi, se io faccio un esempio, nel 2015, se voi vi ricordate, è successa una cosa strana. Ad Agrigento sono scese migliaia di persone, delle masse, ma che sono state, per esempio, sono state dirette da personaggi invisibili. Quindi, come dicevo poc'anzi, gli invisibili sono come registi che dirigono la scena senza farsi notare, e addirittura anche i nostri leader sono governati o sono pilotati da forze invisibili. Ecco che io che cosa lancio, il messaggio che voglio lanciare in questo libro è quello che il popolo deve riprendersi il potere di potere, appunto, scusate il bisticcio di parole, di scegliere di chi deve governarlo. Ecco, appunto, il tuo è un messaggio, ti stavo chiedendo, di speranza, perché prima o poi il riscatto arriverà. Ma sicuramente io finisco il libro con un grido di speranza. Intanto tutti i protagonisti di questo libro sono dei perdenti. L'unico vincitore è un infermiere psichiatrico che diventa cavaliere della Repubblica. Allora, che cosa fa questo infermiere psichiatrico? Si rivolge al politico e gli chiede: ma per quale motivo tu vuoi farmi diventare cavaliere della Repubblica? Allora quello gli risponde, gli dice: perché tu hai lavorato 40 anni onestamente, mentre noi non abbiamo lavorato. Noi abbiamo oggi, anche con 6 giorni di permanenza in Parlamento, noi ci godiamo dei diritti vitalizi e cose che il popolo non gode. Ecco, il libro è dedicato a tuo padre, c'è un motivo particolare? Ma il motivo particolare io lo dedico a mio padre, perché mio padre è stato una persona che è stata lontano dalla politica, distante dalla politica, è stato una persona che ha sempre lavorato onestamente e che ha portato avanti la famiglia in modo onesto e senza grilli per la testa. Ecco, Andrea, in cantiere ci sono altre opere? Io ho finito adesso di scrivere un altro libro che è al vaglio di alcune case editrici, e credo che uscirà con gennaio. Poi questo libro, Tutta colpa di Solone, io l'ho adattato a commedia, quindi spero che vada a finire in teatro. Ecco, Tutta colpa di Solone, Andrea Cerino, grazie e buon lavoro. Volevo dire Tutta colpa di Solone, perché Tutta colpa di Solone? Perché Solone nel 594 avanti Cristo è stato colui che ha tolto la schiavitù, che ha dato l'opportunità al popolo, anche a, lui li chiamava teti, quindi nulla facenti, di poter godere dei diritti politici e di poter anche governare la loro città. Quindi passiamo da un eccesso a un altro, mentre prima la politica veniva fatta da uomini potenti, da arconti, da nobili, eccetera, eccetera. Oggi la politica può farla chiunque, ma diciamo che passiamo da un eccesso a un altro, perché oggi il politico non viene scelto dal popolo, ma viene scelto dai poteri forti. Bene. Auguri per il prossimo lavoro. Grazie, grazie mille. E adesso vediamo un video sui 25 anni della Polizia Postale. Cara Polizia Postale, oggi sono venuti in classe 2 poliziotti che lavorano con te a spiegarci il bullismo, il cyberbullismo e i pericoli della rete. E ci hanno detto che quest'anno fai 25 anni. Ero proprio curioso di sapere perché ti chiami Postale. I tuoi poliziotti mi hanno raccontato che quando sei nata proteggevi le lettere che i bambini spedivano a Babbo Natale, in modo da far arrivare i regali giusti e in tempo. Ci hanno detto anche che se c'era una rapina alla posta, eri tu a fermare i ladri, davanti a tutte le vecchiette. I poliziotti hanno detto che tanti anni fa
quando poche persone avevano internet, alcuni facevano finta di essere piccoli e cercavano i bambini che scrivevano nelle chat per raccontargli un sacco di bugie. Così, visto che tu vuoi bene ai bambini, hai cominciato a fare le indagini e alla fine li arresti. Quando c'era la pandemia non si poteva uscire e stavamo tutti a casa. Scaricavamo le app e facevamo le videochiamate con nonna e gli amici. Quel periodo non mi è proprio piaciuto, ma ho capito che internet è figo, ma che bisogna stare attenti. Ogni tanto entrava pure Fellow nella videolezione e non ho mai capito chi era. Navigando su internet hai capito che i pericoli aumentano e succedono un sacco di problemi pure per i grandi. Ci stanno infatti gli hacker su internet che sono bravissimi a diventare invisibili e tu stai sempre a cercare i cattivi che fanno le truffe. Le consigli pure grandi perché ogni tanto spariscono i soldi dal cellulare e i genitori sono disperati. Ora devo lasciarti, i miei amici mi aspettano per giocare col tablet e non voglio essere troppo scarso. Ti faccio tanti auguri per i tuoi 25 anni e ti chiedo di non dimenticarti mai di tutti i bambini e ragazzi che usano internet. Sono tantissime le case sfitte in Sicilia e anche ad Agrigento. L'allarme del SUNIA, il servizio di Margherita Trupiano. La provincia di Agrigento è quella con una percentuale più alta di abitazioni inutilizzate, il 48%, ovvero 159.000 delle 331.000 registrate. Secondo l'ultimo censimento Istat, nell'isola si contano 1.157.000 abitazioni inutilizzate, il 36% del totale, con alcuni comuni delle aree interne che superano addirittura il 70%. Gli immobili non utilizzati in Sicilia sono un vero e proprio allarme, secondo il SUNIA, sindacato degli inquilini. I numeri sono ancora lontani da quelli di città come Milano, Roma o Bologna, dove l'aumento dei prezzi è paradossalmente considerato un dato positivo da classifiche come quelle della qualità della vita redatta dal Sole 24 Ore, tanto da avere sollevato in questi giorni le proteste degli studenti universitari. E poi aggiunge il SUNIA che, oltre ad una condizione socio-economica generalmente peggiore, l'aumento degli affitti in Sicilia si sposa con gli aumenti record dell'inflazione che hanno visto nell'ultimo anno molte città isolane tra le più care d'Italia. Insomma, l'ennesima beffa per il popolo siciliano. Una situazione anomala anche sotto il profilo dei B&B, per i quali il SUNIA stima ne siano registrati appena la metà di quelli che svolgono attività e che per questo da tempo chiede alla Regione che venga attivato il codice identificativo regionale delle strutture ricettive, senza però ricevere alcuna risposta. Rosario Livatino, il giudice beato, raccontato ai ragazzi dell'Istituto Comprensivo Falcone Borsellino di Favara, Giuseppe Moscato. L'uomo, il magistrato, il giudice, il credente, il beato, le tante virtù e l'eredità morale di Rosario Angelo Livatino sono state presentate agli alunni dell'Istituto Comprensivo Falcone Borsellino di Favara nel corso di un partecipato incontro che ha avuto luogo nella palestra del plesso centrale di via Angela d'Oro. A dialogare con i ragazzi il prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa, la dirigente scolastica Maria Vella, il vice sindaco Antonio Liotta, la presidente del consiglio comunale Miriam Mignemi, il docente universitario della Core di Enna, Calogero Iacolino, il presidente dell'associazione Amici di Rosario Livatino, Giuseppe Palilla, ed ancora il presidente e il vicepresidente dell'associazione Favara per il Futuro, Diego Giglia e Carmelo Indelicato, a coordinare l'incontro Lara Craparo della stessa associazione.
Tanti i momenti di riflessione durante gli interventi e tanta l'emozione dei presenti durante lo storytelling preparato dagli alunni delle classi quinte di scuola primaria e che hanno rappresentato le varie fasi della breve ma intensa vita del giudice canicattinese ucciso in contrada Gasena mentre si recava indifeso nella sua Forte Rossa nel tribunale di Agrigento. Apprezzato anche il contributo degli alunni della scuola secondaria di primo grado con riflessioni e con la realizzazione di una tela dedicata al giudice. Sono intervenuti anche il coordinatore della Settimana della Legalità, che celebra quest'anno la 15ª edizione, Gaetano Scorsone, ed un Calogero Lobello, coordinatore del Consiglio Pastorale Cittadino. Applauditi gli interventi musicali dei docenti di strumento Giuseppe Palmeri e Antonio Chiariello. Alla fine della manifestazione, visita degli invitati presso la Pinetina della Legalità e omaggio al pino dedicato proprio al giudice Livatino. Ecco, io oggi vorrei parlare di due cose velocemente: la parola dovere e la parola impegno. Perché tutto quello che la scuola fa, che è sicuramente dato dargli non nozioni, ma strumenti di conoscenza, è diverso, non capite quella la differenza. Le nozioni sono le notizie, la storia, la grammatica che sono importanti, la matematica, però la scuola ha questo compito enorme, che è anche educativo, che è quello di dargli la possibilità di leggere e capire il presente, studiando anche il passato e ovviamente il futuro. Quindi questa parola dovere, ragazzi, è poco usata, perché è una parola un po' scomoda, una parola meglio parlare di diritti, che sono importantissimi. Noi abbiamo una Costituzione bellissima, una delle più belle del mondo, delle più intense, delle più profonde, che parla di tanti diritti, però accanto ai diritti anche la Costituzione fa riferimento a tanti doveri. Allora, oggi che parliamo e ricordiamo il giudice Rosario Livatino, che come sapete era il giudice della Agrigento, di Canicattì, è nato, è cresciuto, ha studiato in Sicilia e poi ha lavorato ad Agrigento ed è morto qui, ecco. Qual è la caratteristica di questa persona? È quella che intanto è una persona molto impegnata, una persona dedita al suo lavoro pienamente, completamente, ma una persona che ha fatto sempre il suo dovere. Ed è iniziato a Ribera il Festival dell'Agricoltura Terra Mia tra natura e turismo. Arturo Cantella. Sindaco, al via oggi Terra Mia, una 4 giorni dedicata all'agricoltura e ai prodotti del suolo che Ribera produce, arance ma anche tante altre specialità. Sì, è la seconda edizione, la prima l'abbiamo fatta l'anno scorso, ha avuto un grande successo, abbiamo voluto riprenderla e ripeterla quest'anno. Io ho intenzione di istituzionalizzare questo appuntamento perché la Fiera dell'Agricoltura a Ribera era diventata famosissima negli anni 70 e 80, da un certo momento in poi, dal 92, non si è più celebrata. Io avevo preso questo impegno con i
miei concittadini, era un mio proposito, ci siamo riusciti dopo la pandemia già l'anno scorso, quest'anno si ripete. Sì, una fiera che avrà un villaggio espositivo all'interno di questo polmone verde meraviglioso che è la nostra villa comunale, che è un gioiello della nostra città, rimessa a nuovo per l'occasione, dove ci saranno tanti espositori con attrezzature di avanguardia, di agricoltura 4.0, che metteranno e faranno conoscere ai tanti imprenditori agricoli che verranno a visitare questa fiera in questi 4 giorni. Non sarà soltanto esposizione, ma ci saranno convegni, ci saranno dibattiti, ci sarà la presenza di docenti universitari della facoltà di agraria che dibatteranno sui nuovi strumenti, sulle nuove attrezzature e sulla nuova modalità di fare agricoltura 4.0, avendo un occhio non soltanto alla produzione ma anche alla sostenibilità dell'ambiente. Dobbiamo coniugare un'agricoltura sostenibile con l'ambiente che ci circonda. In una fase in cui l'Europa ci chiede questo, l'economia è green e Ribera dovrà eccellere anche in questo, dopo aver dato risultati eccezionali con il nostro prodotto, l'arancia di Ribera DOP, un'eccellenza conosciuta non soltanto sul territorio italiano ma anche all'estero, che ha permesso e continua a rappresentare il settore trainante dell'economia della nostra città, al quale sono legati tutti gli altri settori, e grazie al fatto che questa agricoltura, non soltanto i nostri padri e i nostri nonni, ma anche tantissimi giovani imprenditori, hanno ereditato questa passione, la stanno portando avanti con grande zelo, con grande impegno, raggiungendo risultati notevoli. E parlavo anche dei prodotti legati all'agricoltura e di derivazione, come le nostre confetture, le nostre marmellate, abbiamo aziende che si sono imposte addirittura nel mercato mondiale, ma vogliamo coniugare all'agricoltura anche il turismo. Noi abbiamo una città che offre tanto delle risorse del nostro territorio e della nostra città, come la riserva naturale Foce del Fiume Platani, le nostre coste, Secca Grande, Piana Grande, abbiamo le bellezze paesaggistiche e architettoniche, il castello di Poggiodiana, abbiamo la necropoli dell'Anguilla, abbiamo il sito, il geosito della Gola del Lupo. Noi dobbiamo coniugare agricoltura e turismo per far sì che questa nostra città, insieme alle altre città della provincia, si facciano trovare pronte a quell'appuntamento importante, fondamentale, che sarà Agrigento Capitale della Cultura 2025. La 4 giorni di oggi, come lei ha anticipato, non è solo, diciamo, esposizione dei prodotti, ma anche momenti di intrattenimento, di approfondimento culturale e letterario. Assolutamente sì, ci saranno le presentazioni di alcuni libri, ci saranno dei dibattiti legati al mondo agricolo e all'agricoltura sostenibile, si parlerà anche di turismo coniugato all'agricoltura, ci sarà la presenza del GAL, la presenza del Consorzio Coste Sicane, ci sarà un incontro con i giovani, con le scuole. Abbiamo voluto che questa fiera si aprisse anche alle nuove generazioni per far scoprire cos'è l'agricoltura, cosa rappresenta per Ribera l'agricoltura anche alle future generazioni, ai giovani scolari delle scuole medie e delle scuole superiori di secondo grado. Sono stato un tramite fra una richiesta dell'amministrazione comunale e il governo della regione, nella fattispecie il mio assessore agli enti locali, mio della Democrazia Cristiana. Io sono stato semplicemente tramite per una bellissima iniziativa che si svolge nella mia città, che meritava di essere attenzionata e finanziata. Ribera vive di agricoltura, non può mancare un evento che ricorda l'agricoltura, che dove si possono fare degli approfondimenti seri, dove si può parlare di agricoltura. Ribera è un'isola felice dal punto di vista economico, e lo è davvero, e stiamo vivendo un momento magico. I nostri prodotti principali, le olive, ma soprattutto le arance, diciamo, fanno ben sperare anche per le future generazioni. Questi eventi rimarcano l'importanza e soprattutto dobbiamo continuare su questo, con questo viatico. Il governo della regione e il Parlamento, io sono anche il capogruppo della Democrazia Cristiana, non faranno venir meno l'apporto. È chiaro che gli attori principali sono le istituzioni, ma sono soprattutto le organizzazioni di categoria, ma sono soprattutto gli agricoltori.
cose nuove. C'è molto da fare però ancora. C'è molto da fare, ma Ribera è un po' più avanti rispetto alle altre realtà, ma deve essere uno stimolo anche per altre realtà, mi riferisco a Licata, Canicattì, che prima, anche Menfi, che prima navigavano in acque un po' più agiate, adesso no. E quindi è un augurio che anche queste realtà, e quindi anche il nostro supporto, particolarmente il mio, non deve venire meno, perché dobbiamo viaggiare tutti alla stessa velocità. L'agricoltura rimane il mio amore principale. A Ribera poi ci sono tanti amori, a parte il sindaco che ci ha voluto e che voglio ringraziare dal profondo del cuore, ma abbiamo il nostro capogruppo regionale. In questa villa, tanti anni fa, quando cominciai a fare politica, facemmo il primo congresso dei giovani democristiani, era il lontano 1985. Rientrare in questa villa mi emoziona, però c'era un grande partito allora, che era la Democrazia Cristiana. Adesso noi abbiamo il compito di rifarlo e speriamo che il ritorno in questa villa sia foriero di possibilità future. Anche perché lei viene dal Congresso Nazionale? Vengo dal Congresso Nazionale, abbiamo ripreso un percorso difficile, complicato, ne sentiamo la responsabilità, ma oggi siamo qui per rendere omaggio a un grande sindaco che sta facendo un grande lavoro, che avrà la totale disponibilità politica della Democrazia Cristiana perché possa portare avanti il suo lavoro a servizio dei cittadini, e questa è la cosa più importante. Oggi i sindaci sono le persone che vanno non solo rispettate, ma già è un dato istituzionale, ma vanno salvaguardati e difesi, sono la prima frontiera contro la povertà, contro quanti credono di avere delle lesioni dei diritti e si rivolgono ai sindaci, quindi è chiaro che per quel che ci riguarda saremo accanto perché queste cose possano in qualche modo essere valutate e da supporto ai sindaci che lo richiedono. Non ha un inizio, diciamo, intanto incoraggiante per quanto riguarda il meteo, perché abbiamo avuto nei giorni precedenti, insomma, un clima non particolarmente così ben dispone a visitare un luogo come la villa di Ribera, nel senso che però siamo contenti, insomma, il tanto lavoro, tanti sacrifici, insomma, ci stanno dando i risultati che speravamo, e quindi i prossimi 4 giorni ci vedranno ancora ulteriormente impegnati con tante attività, a partire dai convegni che coinvolgono tutte le scuole del territorio, a partire da alcuni workshop con alcune aziende che faranno anche delle prove in campo, e con tutta una serie di attività che coinvolgono principalmente le scuole, che vogliono, insomma, promuovere le novità che ci sono in agricoltura, che ormai non è più un ambito di lavoro dove esiste la fatica, perché nell'immaginario collettivo viene associato a questo l'agricoltura, invece oggi l'agricoltura è un ambito dove è necessario avere creatività, avere intelligenza, avere preparazione in ambito di quelle che sono discipline come il marketing soprattutto, e tutto ciò che cerchiamo nel nostro piccolo di proporre a terra mia. E adesso linea alla regia per la pausa pubblicitaria. Incidenti sul lavoro in Sicilia, purtroppo continua l'emergenza. L'intervista a Francesco Lucchesi della CGIL. La situazione è grave perché non solo abbiamo continui incidenti sul lavoro, oltre che mortali, anche infortuni abbastanza gravi. Il punto è come noi proviamo a risolvere questo problema, partendo naturalmente dai controlli. La Sicilia è una di quelle regioni che ha soltanto 63 ispettori del lavoro e non ha ricevuto la riforma nazionale dell'INL, e quindi non ha ispettori del lavoro propri se non, diciamo, quelli attualmente ancora in forza. L'articolo 17 del nuovo decreto lavoro prevede da parte di Roma l'invio di nuovi ispettori in Sicilia. Ecco, ora noi chiediamo alla Regione Sicilia di dare seguito al protocollo sottoscritto poco meno di un anno fa, in cui si prevedeva l'invio di nuovi ispettori per provare attraverso i controlli a ridurre infortuni e morti sul lavoro.
In Sicilia il mercato del lavoro è sicuramente asfittico e a questo si aggiunge anche un'ulteriore criticità legata alla forte presenza di lavoro nero e di lavoro grigio, soprattutto in settori particolarmente difficili in cui spesso si verificano gli incidenti, quindi agroindustria e quindi edilizia e quindi anche ristorazione. Non sottovalutiamo quello che si verifica in tantissime cucine di ristoranti, di bar o di grandi mense, in cui la sicurezza spesso viene sottesa considerando il fatto che naturalmente i controlli non ci sono e quindi si tende a risparmiare sulle norme di salute e sicurezza, mettendo a rischio la vita di centinaia di migliaia di lavoratori e lavoratrici siciliane. Gli strumenti ci sono, innanzitutto aumentare i controlli, dal primo elemento, perché naturalmente la paura del controllo e delle conseguenti multe, che sono particolarmente salate, soprattutto se vengono riscontrati i lavoratori in nero all'interno di impianti, sono sicuramente un elemento deterrente. A questo però bisogna sviluppare una cultura della sicurezza sul lavoro in cui quei costi non sono costi sopprimibili o aggirabili, ma devono diventare costi vitali attraverso i quali salvare la vita di migliaia e di lavoratrici e lavoratori siciliani. Avviata una petizione contro il trasferimento del centro cardiologico pediatrico da Taormina a Palermo. Vediamo. Un'offesa all'intelligenza delle persone e soprattutto è uno sfregio a tutti coloro i quali hanno visto in quella struttura un supporto e soprattutto una struttura che ha salvato tante vite. Il punto è che non è ammissibile assumere impegni formali, parliamo delle istituzioni, parliamo del governo della Regione Sicilia, assumere formali impegni rispetto alla garanzia di tenuta della struttura e poi con un tratto di penna cancellare tutto. Ma del resto purtroppo era un disegno già scritto sul quale assolutamente non ci arrendiamo, fra l'altro, però era un disegno scritto perché il primo atto che fece Schifani da Presidente della Regione, quando non c'era neanche l'assessore, fu la firma della convenzione con la struttura di Milano, il San Donato, che ricordiamo è una struttura presieduta dall'ex ministro Alfano, quindi è evidente che c'è tutta un ragionamento di amicizie e di rapporti politici sulla pelle delle persone e ancora peggio sulla pelle dei bambini e delle sofferenze dei bambini. Il centro cardiologico di Taormina, fra l'altro, è un punto di riferimento non solo per la Sicilia ma per l'intero meridione e soprattutto per la Calabria. Sono appunto tantissimi i pazienti che purtroppo sono costretti a rivolgersi alle cure di una struttura di eccellenza, dobbiamo ricordarlo. Quindi davvero questa rappresenta l'ennesima scivolata e scivolone di questo governo che in pochi mesi sta dimostrando soprattutto sulla sanità di essere nemico della provincia di Messina. Non capiamo perché c'è questa volontà di voler penalizzare la sanità messinese e purtroppo dobbiamo dirlo nel silenzio, colpevole silenzio, assordante silenzio della politica che non batte un colpo o lo batte in maniera molto, molto flebile. La ricetta elettronica diventa definitiva e per i malati cronici avrà la durata di 12 mesi. La decisione è del Ministro della Sanità Orazio Schillaci. Per la proroga della ricetta elettronica ci sono state le proteste dei medici e dei farmacisti. Per fortuna si è compresa l'importanza. E adesso un servizio sul Teatro Inda di Siracusa con l'intervista al consigliere delegato Marina Valenzise. Dall'11 maggio al 2 luglio nel magnifico scenario del Teatro Greco di Siracusa tornano le rappresentazioni classiche organizzate dalla Fondazione Inda. Lo scorso anno si sono registrati ben 140.000 spettatori, quest'anno le previsioni sono ancora più ottimistiche, un valore aggiunto per il comparto turistico di tutto il territorio. I nostri calcoli sulla base delle indicazioni degli imprenditori del Siracusano registrano, attestano che per ogni euro prodotto c'è un indotto che è pari a 8-9 euro e quindi se fate un po' il calcolo dell'esito finale, dell'indotto finale, andiamo sull'ordine di 35-40 milioni. Questo è un risultato che per noi è sempre un fatto importante, ma è anche un grande onore e un grande impegno, perché sappiamo
quanto è importante l'attività dell'INDA non solo in termini culturali ma anche in termini sociali, in termini economici e in termini di benessere per tutto il territorio di Siracusa e di tutta la Sicilia. E vorrei anche dire che questo è un risultato che premia in un certo senso tutto il Mezzogiorno, perché Siracusa rappresenta l'avamposto della cultura meridionale e delle regioni meridionali. Quindi grazie al nostro pubblico e grazie soprattutto a tutti gli amici, i registi, gli artisti, gli attori che ogni anno rendono possibile questo miracolo di rinnovare la vitalità del Teatro Greco. La città e il territorio di Siracusa negli anni hanno visto l'incremento dei flussi turistici. Grazie al ricco patrimonio storico, archeologico e culturale, il capoluogo Retuseo risulta oggi essere la seconda città siciliana per produzione di ricchezza turistica e le rappresentazioni classiche si confermano grandi attrattori culturali. La stagione dell'INDA influisce tantissimo perché porta tantissimi turisti, riempie tutte le strutture ricettive che ci sono e di conseguenza anche abbellisce la città, perché la città diventa anche bella, più bella. Infatti qua a maggio inizia e ci porta tanto turismo. Ci porta tanto turismo e finalmente dopo il Covid abbiamo anche una bellissima ripresa, perché già da metà marzo noi che siamo pieni con le nostre strutture, noi abbiamo un B&B, una locanda e anche 6 case vacanze che a tutt'oggi sono tutte piene. Ultimo trimestre a Calatafimi nel Trapanese per la differenziata. A breve il centro del riuso. Vediamo. Il comune di Calatafimi Segesta è un comune virtuoso della provincia di Trapani. Abbiamo fatto un incontro con il sindaco, con l'assessore Massimo Fundarò, proprio per discutere gli obiettivi che sono stati raggiunti nel servizio di raccolta. Parliamo di un 88% di raccolta differenziata negli ultimi 3 mesi. Questo risultato è stato raggiunto perché, di concerto con l'amministrazione comunale, abbiamo deciso di ridurre il ritiro delle rifiuto secco residuo, quindi anziché ritirarlo ogni settimana viene ritirato ogni 15 giorni. Questo ha consentito di fare schizzare le percentuali di raccolta differenziata e quindi ridurre notevolmente il rifiuto secco residuo. Tutto di uno studio, perché non è che si riduce così un giorno ci si alza e via. No, assolutamente no, è stato ovviamente studiato insieme all'amministrazione comunale e ovviamente è frutto di un lavoro di gruppo fatto dall'azienda che si occupa del ritiro dei rifiuti, dal comune e dal cittadino che poi è colui che materialmente fa la raccolta differenziata. Questo ci deve fare riflettere che in realtà se il cittadino differenzia correttamente nel mastello dell'RSU ci va veramente ben poco. E questo è il risultato. Contiamo di aumentare ancora le percentuali ed arrivare al 90% non appena sarà attivo il centro comunale di raccolta. A giorni nella città di Calatafimi Segesta partirà questo progetto René del centro appunto di stoccaggio. Come lo vede questa all'orizzonte? Il centro del riuso consentirà di allungare il ciclo di vita del rifiuto, proprio perché oggi il rifiuto è una risorsa. Quindi questa è un'iniziativa lodevole. Tra l'altro l'ho visto citato la scorsa settimana, una bella struttura, un esempio di comune virtuoso. Il nostro comprensorio è il primo che si riesce a creare. Sì, assolutamente sì. Fa ben sperare chi guarda a Calatafimi in questo contesto, perché poi alla fine è un po' come l'esempio da prendere. Comune virtuoso, ce ne sono tanti nella provincia di Trapani, ma la percentuale dell'88% che abbiamo raggiunto appunto in questi ultimi 3 mesi ci fa comprendere che effettivamente un lavoro di squadra è fatto bene, studiato bene, porta sicuramente ad un ottimo risultato. Cosa vogliamo dire ai caltafimesi? Che sono davvero bravi. Ci sono delle novità per quanto riguarda l'uso della PEC. Vediamo di cosa si tratta. Quasi 3 miliardi di messaggi inviati in un anno e 14,5 milioni le caselle PEC. Di fatto attive sono i numeri forniti dall'Agenzia per l'Italia Digitale, che fotografano la situazione a metà del 2022. Se confrontate con quelle del 2016, le cifre sono praticamente raddoppiate in soli 6 anni.
La PEC, insomma, è uno strumento chiave per l'innovazione digitale, ormai entrato stabilmente a far parte della nostra quotidianità. Il suo successo risiede semplicemente nell'assicurare alle email lo stesso valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno, garantendo l'integrità del contenuto e l'inalterabilità dei messaggi scambiati. Pochi forse sanno però che la posta elettronica certificata è una storia di eccellenza tecnologica tutta italiana che nasce proprio nel nostro paese 18 anni fa. In verità risale al 2000 il primo provvedimento di equiparazione delle mail certificate alle lettere cartacee tra pubbliche amministrazioni, ma è il 2005 ad essere considerato l'anno ufficiale di nascita della PEC, quando viene emanato il DPR numero 68, regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003 numero 3. La PEC, da mezzo di comunicazione per la pubblica amministrazione, si trasforma così in uno strumento validissimo ed utile alle imprese e privati cittadini per inviare contratti o fatture, spedire certificati, interagire e trasmettere documenti con il comune e con le scuole e molto altro ancora. Parallelamente a uno scenario digitale in continua trasformazione tecnologica, in questi 18 anni la PEC è cresciuta davvero moltissimo, migliorando ed evolvendosi dinamicamente soprattutto dal punto di vista della sicurezza, un processo in qualche modo obbligato per poter garantire la massima protezione agli utenti. Il cyber risk è infatti un fronte che non permette di abbassare la guardia. Gli attacchi hacker sono un fenomeno in preoccupante crescita, da non sottovalutare quando si parla di sicurezza digitale e di informatica, e che rendono necessario adeguare costantemente sistemi, norme e protocolli. Ma c'è di più. Il 2022 ha visto uno scatto decisivo verso la definizione di uno standard unico di posta elettronica certificata europea da livello elevato di sicurezza, che diventerà obbligatorio a partire dal 2024. Si tratta in pratica di una PEC qualificata che prenderà il posto di quella tradizionale, si uniformerà allo standard REM, Registered Electronic Mail, e renderà possibile la comunicazione tra enti, aziende e privati cittadini all'interno dell'Unione Europea. Questo innalzato livello di sicurezza apre la strada ad un ampliamento degli scenari d'uso della posta certificata. Basti pensare per esempio alla possibilità di prenotare viaggi, partecipare ad eventi, attività di onboarding, per le quali non sarà più necessario fornire un documento di identità. Per i titolari di una casella PEC sarà importante farsi trovare pronti. A questo punto, InfoCert, tra i gestori riconosciuti da Agid, permette già da adesso di effettuare l'upgrade della propria casella Legal Mail da PEC a REM attraverso la semplice identificazione del titolare tramite SPID CNS o CE. Inoltre, grazie a una sorta di connettore intelligente, InfoCert permette di gestire il passaggio da PEC a REM in maniera completamente automatica e trasparente per tutti gli utenti, requisito particolarmente apprezzato dalle aziende che hanno integrato la PEC nei propri processi di business. E siamo al Giro di Sicilia delle auto storiche. Domani tappa a Porto Empedocle. Il Giro è giunto alla 32esima edizione. Ai 200 equipaggi provenienti da tutto il mondo verrà consegnata una bag turistica contenente brochure e prodotti tipici del territorio. Il passaggio delle vetture a Porto Empedocle è previsto per le 9 in via Roma. Bene, era questa l'ultima notizia, grazie per la vostra attenzione e arrivederci.